Vincenzo Mazzei e Roberto Colombero, 2 minuti a testa. Enzo Mazzei, professore UNCEM Calabria, ti ringrazio per il lavoro che stai facendo. Il PNRR è nato, come tutti sappiamo, per creare le condizioni dello sviluppo, per rispondere alle nuove generazioni. Ma io sono molto preoccupato perché se da una parte c'è stato uno sforzo del governo, dalle forze politiche, di destinare una percentuale abbastanza alta delle risorse al meridione, dall'altra, ecco, non si è tenuto conto e ancora non si tiene conto a sufficienza della grande difficoltà in cui vivono i piccoli comuni. Io ricevo giornalmente segnalazioni da parte dei sindaci, soprattutto quando invio i preziosi messaggi di Marco quando giro per quanto riguarda i bandi ed altro, mi segnalano tutti puntualmente, ma come faremo ad accedere a queste risorse? Sapendo che la maggior parte dei comuni sono in dissesto finanziario, privi di personale, e il personale che c'è non abbastanza qualificato per partecipare ai bandi, per fare i progetti. E allora io ho apprezzato la dichiarazione del direttore De Pritto, che il modello vincente è quello delle comunità montane. Ma nel meridione, caro direttore, le comunità montane esistono solo in Campania, mentre nelle altre regioni del meridione, parlo non solo per la Calabria, ma anche in Basilicata, in Puglia, Sicilia e altro, non esistono più né le comunità montane e né le unioni dei comuni montani. E allora, come faranno i piccoli comuni a progettare? E che progetti presenteranno? Andranno poi i tecnici a fare proposte e quindi manderanno una serie di progetti che sicuramente non risponderanno alla logica del PNRR. Quindi credo che a livello centrale bisognerà porsi il problema, e soprattutto da parte del Ministero degli Affari Regionali, dal Ministero del Mezzogiorno, vedere come incidere sulle regioni perché creino le condizioni per far partecipare i comuni, come sensibilizzare adeguatamente le regioni a costituire o unioni di comuni o ricostituire le stesse comunità montane se sono il modello vincente. Ecco, quindi chiudo ringraziando Marco per questo incontro davvero eccellente.